l'Associazione delle Presidenze dell'Arte Premio Taranto Host, insieme alla dottoressa Sapio, direttrice dell'Archivio di Stato di Taranto, ha organizzato questa manifestazione. Salutiamo le autorità presenti, l'assessore Pennuzzi, l'assessore Pierri, il consigliere Testinante e il nostro amico che ci accompagna molte volte in queste nostre avventure, l'ex sindaco Mario Guadagnoli. Abbiamo la presenza anche dell'ANI, Associazione Mazziniana Italiana, sezione di Taranto, rappresentata dal signor Angelo Ruffo. Cari amici Lion, signori e signore, ringraziamo innanzitutto la dottoressa Sapio che è riuscita a coinvolgerci in una operazione che noi riteniamo molto importante per ricostruire il processo di Mignogna. Il processo di Mignogna è depositato presso l'Archivio di Stato di Napoli e con l'opera di nostri due soci che sono il dottor Arcangelo Alessio e il dottor Viola, Enrico Viola, hanno riportato alla luce gli atti processuali ed oggi stiamo per donarli all'Archivio di Stato perché questa traccia importante di questo uomo eroe dell'epoca garibaldina ritorni a Taranto. Noi abbiamo sempre visto la strada via Mignogna, ma io vi confesso, come molti tarantini, non ci siamo mai chiesti chi era Mignogna. Oggi, grazie a questo lavoro fatto dal Lion Club Taranto Host, iniziato dal mio predecessore, che il past presidente Marino Michele, e oggi noi abbiamo tutta la storia di Mignogna, scritta peraltro dall'autore del libro che si chiama Unità e il Meridione, Nicola Mignogna, quindi abbiamo la storia di Mignogna. Quindi passando per tanto, quando leggeremo via Mignogna, sapremo di chi stiamo parlando. Mignogna fu un eroe, fu il tesoriere di Garibaldi, fu un uomo che dedicò alla resistenza buona parte della sua vita. La cosa più bella che mi ha entusiasmato è che nel dedicato della sua lapide c'è scritto che riuscì a morire povero. Ecco, questo tanto conto che faceva il tesoriere, dico, ai tempi di oggi. Quindi noi pensiamo di aver dato un contributo alla città di Taranto, che non è finito qui, perché gli atti del processo che sono contenuti in questo scrigno sono una parte del processo reale. Continueremo questo lavoro e speriamo che per il prossimo anno si riesca a completare l'opera, compreso la sentenza. E quindi a quel punto pubblicheremo in cartaceo il volume che doneremo alla città di Taranto. Questo è uno dei servizi che ha iniziato il mio predecessore, il padre presidente, dottor Michele Marino, e spero di finirla io. Con l'aiuto di Arcangelo Alessio di Enrico Viola, che molto hanno lavorato, e a questo punto dovranno lavorare ancora molto, per portare a termine quest'opera. Bene, io vi ringrazio per essere intervenuti, lascio la parola alla dottoressa, che in questo senso non sa meglio di me, ma perché facciamo due lavori anche di organizza, interverrà l'autore, ci parlerà di Mignogna, e poi Enrico Viola ci parlerà
del rapporto con l'Archivio di Stato di Napoli e cosa è stato il lavoro in questa ricerca. Grazie. Credo che si senta, vero? Sì, abbastanza per il in questa serata noi l'abbiamo voluta inserire nelle giornate europee del patrimonio. Quale migliore occasione se non quella di arricchire il patrimonio dell'Archivio di Stato di Taranto con un'opera veramente altamente meritoria, quella di poter avere a disposizione, anche se in forma digitale, in copia. Purtroppo noi archivisti, quando sentiamo la parola copia, un po' arricciamo il naso, però è un'opera davvero meritoria quella di poter acquisire questi atti, proprio perché siano messi a disposizione degli studiosi che potranno così fruire del patrimonio dell'Archivio di Stato in maniera più complessa e quindi riuscire a dare ad avere una visione completa di quel periodo risorgimentale che è tanto ricco di eventi per la città di Taranto. Noi quest'anno l'abbiamo dedicata in particolare proprio all'Unità d'Italia, quindi sin dall'inizio dell'anno tutto l'Archivio di Stato ha lavorato in questo senso. Presso l'Archivio di Stato è visibile una mostra che parla appunto di questo, tutto quello che è stato fatto nel nostro distretto durante il periodo di unità, è una fotografia della città di Taranto, dei nostri eroi in quel periodo. Quindi noi vi invitiamo a venire ancora a visitare questa mostra e questa domanda del patrimonio vuole essere un invito ad appropriarsi del proprio patrimonio, perché il patrimonio è conoscenza e conoscendo il documento conosciamo noi stessi e conoscendo noi stessi forse viviamo ancora più in pace e in maniera più serena, con più prospettive per il futuro. Noi nell'archivio in questa occasione non parleremo di Mignone, perché lasciamo la parola sulla vita di Mignone, in particolare sul processo a Valerio Nisi, il quale vorrei sottolineare è stato poi in fondo il vero ispiratore di tutta questa operazione, perché è stato lui a proporre ai Lions di digitalizzare il processo, quindi insomma insieme all'Archivio di Stato ha contribuito notevolmente a questa opera di sensibilizzazione. Quindi la parola su Mignone sarà lasciata a Valerio Nisi. Noi nell'Archivio di Stato invece abbiamo voluto preparare una piccola presentazione dove ci sono alcuni saggi, alcune slide che parlano degli uomini del risorgimento del distretto di Taranto. Diceva prima il Presidente, passando per via Mignone non sapevamo chi fosse Mignone, ma non sappiamo di tanti altri, passando per le varie vie, non sappiamo chi sono questi personaggi a cui queste vie sono dedicate. Forse stasera scopriremo la vita di qualcun altro di quei personaggi a cui le vie del centro sono intitolate. Quindi io vado velocemente a scorrere questo PowerPoint e tra l'altro vorrei anche rassicurarvi, andrò molto veloce perché capisco che dobbiamo parlare in molti e quindi non posso fare molto tempo, ma sarà disponibile questo PowerPoint sul sito dell'Archivio di Stato, quindi se qualcosa vi incuriosisce della settimana prossima potete andare sul nostro sito Archivio di Stato di Taranto, home page, cliccare eventi e troverete in PDF scaricato questa presentazione. Poi per approfondire sarete costretti a venire all'Archivio di Stato dove ci sono tanti di quei documenti originali e vi assicuro, vedere un po' di documenti in originali è un'emozione molto 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 più forte. In particolare il nostro fiore all'occhiello del periodo risorgimentale, che è la lettera con la firma autografa di Giuseppe Garibaldi, vicinissimo alla città di Taranto, la città di Taranto lo ha amato moltissimo e poter gustare della lettera con firma autografa di Garibaldi esposta dalle nostre baghette credo che sia un'emozione per tutti e spero che lo sia per voi così come lo è per noi che lo abbiamo esposta. Sposto. La prima slide ci introduce nel periodo di cui stiamo parlando, il periodo risorgimentale 1860 a Taranto, non si sente? A Taranto? Sì, ok. A Taranto nasce il governo provvisorio. Il 21 ottobre abbiamo riuscito le elezioni di tutti l'Italia meridionale e nel 61, 17 marzo, finalmente viene proclamato il Regno d'Italia. Questo è il periodo storico di cui ci siamo occupati. Ma per arrivare al 1860 al governo provvisorio, tanti uomini con le loro azioni,
con il loro pensiero e con le loro idee, hanno dovuto lottare per ottenere tutto questo. Questo è un altro molto importante che abbiamo in archivio, è proprio il comune di Taranto, l'amministrazione comunale, che sancisce le nascite del governo provvisorio. Ancora con tutte le... Io da qui non vedo, non so se riesco a vederle, perché lo tengo, credo che sia abbastanza chiaro, bisognerebbe spegnere, va bene. Comunque, ripeto, potete gustarvele sul nostro sito, dove sarà possibile vederle con una qualità maggiore. Quindi nasce il governo provvisorio. Nasce il governo provvisorio e quindi il passaggio dai Borboni, da Francesco II, si passa direttamente a Vittorio Emanuele. Come riuscirete forse a leggere molto velocemente su, gli atti da questo momento, dal 10 settembre, sono intitolati a Vittorio Emanuele d'Italia e Giuseppe Garibaldi. Giuseppe Garibaldi, come dicevo, è uno dei personaggi più importanti del Risorgimento, molto caro al popolo tarantino. Da questo momento, vedete, tutti i sigilli, tutto ciò che è... tutti i simboli della pubblica amministrazione cambiano, vengono cancellati i simboli del precedente governo e i nuovi sigilli sono intestati a Vittorio Emanuele. Giuseppe Garibaldi, dicevo, Giuseppe Garibaldi diventa pro-dittatore delle regioni meridionali. Giuseppe Garibaldi è un personaggio importantissimo e molto noto in città. La città di Taranto era veramente affezionata. Non appena, subito dopo l'unità, nel 65 infatti, viene intitolato a Giuseppe Garibaldi la via più importante della città vecchia, praticamente la strada, la vecchia strada della Parigi. E queste sono foto dell'inizio del secolo. Contemporaneamente anche l'altra arteria principale della città vecchia, la strada su Mar Grande, viene intitolata a Vittorio Emanuele, la vecchia strada del Mura. Nell'82 a Garibaldi viene anche dedicato un busto che viene posizionato, ancora oggi si può vedere, in piazza Garibaldi. E la piazza appena sorta viene dedicata sempre all'eroe dei mondi. Questa è una dei documenti più importanti che noi conserviamo. È una lettera con firma autografa di Giuseppe Garibaldi, spedita da Giuseppe Garibaldi, che ringrazia la Società Operaria Muratoria di Taranto per averlo eletto presidente onorario di questa associazione. Qui c'è da aprire tutto un importante capitolo sulla storia delle società operaie che nascono appunto subito dopo l'unità. E Garibaldi è praticamente il precursore di questo attaccamento verso il popolo, della nascita delle società operarie e quindi il precursore del socialismo. Il primo congresso dell'Italia Unita delle società operarie dedica a Garibaldi, dà a Garibaldi il titolo di suo presidente, e anche la società operaria di Taranto, che è una delle più antiche sotto a Taranto, lo nomina presidente. Subito dopo Garibaldi, un altro dei personaggi più importanti, come abbiamo visto, è Nicola di Nonna, braccio destro di Garibaldi, tarantino, nasce a Taranto nel 1808, ma di Mignogna non voglio parlare, cioè da dire parecchio e non voglio parlare. Dico solo che tra i nostri documenti vi è un documento con cui la città di Taranto incarica Mignogna, proprio perché personaggio di grande rilievo, grande amico di Garibaldi, lo incarica di rappresentare la città di Taranto presso Garibaldi, facendo voti perché si occupi della città di Taranto e risolva tutti i problemi che in quel momento erano veramente notevoli, l'istruzione, la povertà e così via. Problemi di cui Mignogna si rende veramente conto ed è decisamente partecipe, tant'è che in una lettera del 1861 che ho tratto dalle documentazioni di Valerio Lisi, scrivendo a Garibaldi, Mignogna dice che effettivamente deve fare qualcosa per risollevare le sorti della popolazione del meridione. Dice in fondo forse ora patisce più pene rispetto a quelle che pativa durante il periodo borbonico. Quindi detto da Mignogna è uno sfondo veramente su cui bisogna molto riflettere, proprio per questo è molto importante tutta la documentazione raccolta da Lisi su Mignogna, perché ci dà una fotografia di quel periodo e anche delle posizioni critiche assunte da molti eroi risorgimentali di fronte poi alle aspettative deluse da parte di una massa contadina, qual era la nostra, che vedeva nella possibilità
di avere un'unità, una risoluzione dei problemi legati alla propria sopravvivenza. Subito dopo Mignogna, vado veloce, un altro degli eroi Tarantini, ecco, questo non è nato a Taranto, però famiglia tarantina, quindi nasce a Secondigliano, Vincenzo Carbonelli. Carbonelli fa parte della Giovane Italia, nei moti del 48 è presente, è uomo d'azione, partecipa alla spedizione dei Mille e anche tra i garibaldini e partecipa anche alla terza guerra di indipendenza. È un uomo d'azione, è un uomo che è molto vicino sia a Mignone sia a Adriano, infatti abbiamo detto è tra coloro che partecipano attivamente alla spedizione dei Mille. Nel 65 diventa deputato e si occupa soprattutto sulla questione relativa alla nascita della stazione di Taranto, un elemento molto importante proprio perché attraverso il potenziamento della stazione Taranto poteva entrare in un circuito di prospettive veramente diverse. L'Unità d'Italia rappresenta anche un'importanza notevole per la città di Taranto perché tutti i nodi relativi allo sviluppo della città vengono sciolti proprio in questo periodo. Vedremo poi la base navale, la nascita del Volgo e così via. Quindi è un periodo storico per Taranto veramente fondamentale per i suoi destini futuri. E questi uomini hanno fatto molto proprio per incentivare e per spingere sulla risoluzione di questi problemi. Massari è un altro tarantino, importantissimo. Diciamo che è il letterato del movimento. Mentre gli altri erano uomini di azione, questo è un uomo di pensiero, attraverso i suoi scritti, attraverso le sue attività di giornalismo, ha dato un contributo notevolissimo allo sviluppo delle idee letterarie. Questo chiaramente fu anche perseguitato dai Perboni, come tutti gli eroi in quel periodo fu costretto a abbandonare l'Italia, ad andarsene in Inghilterra e quindi poi ritornato riuscì a avere dei posti di rilievo nel primo Parlamento dell'Italia Unita. La sua attività è soprattutto volta, come abbiamo detto, alla scrittura e al giornalismo. Si occupò in particolare della lotta al brigantaggio, un'altra delle piaghe notevolissime che venne fuori subito dopo l'Unità d'Italia. Il Consiglio Comunale per questo gli dedicò una carta. Cataldonicchi, altro uomo di grande importanza, anche lui teorico, un uomo di pensiero più che uomo di azione. Lui è stato veramente il promotore maggiore della nascita dell'arsenale di Taranto. L'arsenale è legato a Nitti, all'attività soprattutto di un altro uomo liberale, di grande cultura, di grandi studi. Io vado in maniera molto veloce, non mi tedio. Tornò a Taranto e si dedicò soprattutto alla città. La città e i problemi legati alla popolazione, legati alla povertà. Infatti ha scritto vari scritti, vari opuscoli, uno è questo sulla povertà di Taranto, molto importante. Si è occupato anche di cercare di dare un incentivo al lavoro attraverso la costruzione di una scuola agraria e di un istituto nautico. A favore dei pescatori cercò di ottenere l'abolizione di alcuni dazi e si occupò anche della nascita della stazione navale. Come dicevo, tutti i nodi legati poi allo sviluppo della nostra città, tutti i nodi che sono stati in quel momento sono stati messi in cantiere, sono stati portati nei primi parlamenti dell'Italia Unita e che poi grazie proprio alla fermezza e all'insistenza di questi personaggi hanno avuto uno sviluppo, portando Taranto a uscire fuori dalle mura e diventare una città che si espandeva, che aveva altri tipi di rapporti con il resto dell'Italia e anche altri rapporti internazionali, grazie alla base navale, grazie all'arsenale. Vincenzo Tutino, medico illuminato, anche lui grande uomo di pensiero. Quindi tutte queste vie che noi percorriamo sono legate tutti al periodo risorgimentale. Uomo veramente di grande cultura e di grande umanità. È stato sindaco di Taranto per vari anni. De Cesare, altro uomo di grandissima umanità, un avvocato illuminato e sindaco anche questo di Taranto per parecchi anni, anche lui più che altro un uomo di pensiero più che un uomo d'azione. È importantissimo, ecco, mi è piaciuto mettere questa slide perché è importantissimo il suo discorso fatto da De Cesare nel momento in cui fu inaugurato proprio questo palazzo, il Palazzo Comunale. Fu inaugurato durante
periodo in cui lui era sindaco e fece un discorso memorabile che è conservato tra i discorsi più importanti della città di Taranto, Pisanelli. Pisanelli non è un tarantino, però è sempre stato vicino alla città di Mare, era un leccese, però si è sempre occupato della nostra città e ha dato un impulso notevole a che il porto di Taranto diventasse strategico nella politica dell'Italia Unita e soprattutto anche un notevole impulso ha dato per la costruzione dell'arsenale. Ciro Giovinazzi, ci spostiamo ora nella provincia. Ciro Giovinazzi, nata a Castellaneta, è importante, è visto quasi sempre a Taranto perché sposò una tarantina ed è stato capo della Guardia Nazionale, soprattutto si è distinto nell'opera di repressione del libertario. Ci spostiamo dall'altra parte sul fronte di Manduria, dove troviamo una serie di personaggi di notevolissima importanza. Tutti questi personaggi però sono legati più che altro all'azione degli eroi risorgimentali dell'area leccese. Infatti sia la Caita sia Gatti, che vedremo anche altri personaggi, sono tutti legati all'azione del Castromediano, infatti tutti insieme furono poi processati e furono dei personaggi che dettero un impulso notevolissimo alla diffusione delle idee letterarie. Un grande letterato, lui è importantissimo, ce ne parlerà poi Barelio anche per i rapporti tra la Caita e Mignogna, diciamo che ha favorito anche a che la spedizione dei Mille avesse quei risvolti che poi ha avuto, impedendo un intervento da parte una neutralità, diciamo, del governo inglese, quindi lui è stato in Inghilterra, aveva studiato, era stato segretario del ministro Temple, quindi un grande amico del segretario Gladstone, e grazie alle sue aderenze riuscì appunto strategicamente anche un po' stimolato dal governo italiano, riuscì ad evitare un intervento degli inglesi che non gradivano tanto gli svolti che aveva preso la nostra attività politica in quel periodo. Marco Gatti, sempre di Manduria, ecco, qui si apre un altro capitolo molto importante per il periodo risorgimentale. Il rapporto tra le idee liberali, il risorgimento e il clero, la Chiesa. Sappiamo che l'altro clero era borbonico, vicino al Papa, mentre il basso clero era più vicino al popolo e quindi alle stanze dei borghesi che in quel momento avevano abbracciato la fede liberale, e quindi c'è questa, diciamo, quasi cesura, spartizione tra l'altro clero e il basso clero. Marco Gatti fu un prelato di grande cultura illuminato, il quale capiva l'importanza di questa azione liberale che il popolo si doveva riscattare e liberare proprio perché ci fosse una progressione dell'umanità. Per questo fu perseguitato dal governo borbonico, però lui continuò nella sua attività, pur mantenendo sempre la sua attività di professore, di professore di lettere, greco e mantenendo la sua attività di medico, di insegnante e di prelato. Nella sua città natale gli ha dedicato una biblioteca. Schiavoni è un altro personaggio sempre dello stesso distretto territoriale manduriano, anche lui, e anche lui insieme a Castromediano fu processato per aver partecipato ai moti del 48 che si ebbero a Lecce subito dopo il ritiro della Costituzione. Una grande rivolta a Lecce, furono tutti insieme Castromediano, lo Schiavone processati, e lui prima di essere condannato cercò di quasi convinto di andare a morte, lasciò il suo testamento, però la pena fu poi tramutata e in realtà poi dopo un periodo di esilio, quando l'Italia fu liberata nel 61, fu eletto nel primo Parlamento. Stampacchia non è il tarantino, però è legato strettamente alla città di Taranto. Pur essendo nato a Lecce, è stato il primo sottintendente della città di Taranto e il 9 settembre 60, quando fu proclamato a Taranto il governo provvisorio, Salvatore Stampacchia fu nominato presidente del governo provvisorio. Quindi di grande importanza per la città di Taranto la presenza di questo eroe, anch'esso condannato nello stesso processo che vide alla strada il Castromediano e gli altri di Taranto. Altri personaggi
personaggi di notevole importanza sono quelli dell'area a occidente rispetto alla città di Taranto, quindi area Massara, la terza Paraggiano. Sono in particolare Nicola Perrone, Fanelli e Tateo. Sono tre personaggi che erano per me, dicevo, non mando le slide così e ne parlo in maniera tutte e tre insieme, perché in fondo hanno avuto una vita che è andata all'inizio. Tutti e tre hanno studiato a Napoli medicina, tutti e tre hanno partecipato alla prima guerra d'indipendenza nel 48, erano lì sulle barricate a Napoli. Tutti e tre tornati in patria hanno esercitato la loro professione di medici. In particolare il Tateo a Palagianello mise su un ospedale nel castello di famiglia dove curavano praticamente le persone. Tutti e tre però alla passione di medico univano una grande passione per le idee liberali. Tutti e tre mazziniani avevano fondato appunto a Palagianello una setta, una sorta di setta segreta, il Partito Nazionale. E qui esercitavano un'azione di sollevamento, soprattutto di tutta l'Italia meridionale, verso un risvolto rivoluzionario del popolo. Tutti e tre chiaramente furono arrestati, furono condannati e dopo varie vicissitudini riuscirono però a liberarsi e parteciparono almeno il Perrone e il Fanelli al seguito di Garibaldi, non proprio come garibaldini, ma si unirono alle truppe garibaldine nella liberazione appunto della Sicilia. Personaggi quindi di grandissima importanza, tutti e tre. Personaggi che bisognerebbe studiare con con maggiore approfondimento, perché credo che ci sia da scoprire ancora parecchio sulla loro attività. Ecco, Giuseppe Tateo è il terzo di questi personaggi. Giuseppe Tateo, tra l'altro, già Giuseppe Tateo aveva una serie di fratelli, tutti erano del Risorgimento. Tra l'altro, accomunato dalla presenza di una madre, personaggio di grande, grandissima importanza, Caterina di Calicateo, che è rimasta vedova a 40 anni, tirò su 12 figli, tra cui tutti questi eroi, e fu in prima linea per sviluppare dei figli e le porte alla libertà e all'indipendenza. Quindi diciamo un'eroina risorgimentale anche Caterina di Calicateo. Francesco Paolo Perrone, vado sulla via della conclusione, è un altro personaggio legato al mondo al mondo della Chiesa e dell'ordine dei Cappuccini. Lui sono oltre legato a questo al mondo sempre ecclesiastico. Dire che è talmente interessante che no, vado veloce e concediamo il tempo di voi. No, vado veloce, dopo questi faccio le slide così. Allora, dicevo, è un personaggio anche questo importante sulla camicia da prete, che non ha mai dismesso, indossava la camicia garibaldina e andò a combattere al fianco di Garibaldi. Chiaramente fu tutto ciò gli procurò la censura ecclesiastica, ma lui continuò nella sua battaglia convinto che il Papa dovesse sicuramente rinunciare al potere. Giuseppe Fanelli, un altro personaggio, scusatemi, ma sono importantissimi. Questo non è, è nato a Napoli, ma da famiglia martinese e ha partecipato a come Garibaldino, al seguito di Garibaldi, è stato un altro personaggio di grandissima importanza, poi semmai Valerio ne parla un pochino per i suoi rapporti con Vignone. Partecipato alla spedizione di Mille e collaborò anche con Carlo di Sant'Angelo, qui ci sarebbe da dire vari discorsi. Partecipato alla liberazione di Roma e si è avvicinata all'internazionalismo, ecco, questo poi nato si svolge da poco. Pagina triste invece è quella legata a Carlo Perrone di Bazzano e la sconfitta di Lissa. Non è Tarantino, ma l'abbiamo messo qui perché la sconfitta di Lissa parte con la partenza della flotta italiana che era stanziata per Taranto, qui compì le esercitazioni per partire vittoriosa per conquistare la terza guerra di indipendenza. In realtà poi all'inizio una grossissima sconfitta con il Carlo Perrone Bersani, pare per colpa di Bersani, il quale fu anche radiato dalla legge Marina. Non mi dilungo, ma è un'altra pagina molto bella, anche se non ho piena d'onore, che è stata scritta partendo anche da Taranto, e pare che le tarantine non fossero poi tanto estranee al comportamento disonorevole di Carlo Perrone. Caffi al
Eh sì, è sempre così in realtà. Carpi era un disegnatore al seguito di Persano che si è imbarcato per dipingere le gesta eroiche del Persano, in realtà poi morì durante la sconfitta di Issa, e le ultime foto e gli ultimi disegni che vi ha fatto sono della flotta italiana nella Rada di Taranto. Questo disegno è conservato nel Museo di Storia Navale di Venezia. Vabbè, penna del Risorgimento sono Gaetano Portacci, Badolanti, Tarantini anche loro, che hanno praticamente attraverso i loro scritti, attraverso i loro visti, contribuito alla diffusione delle idee liberali. Forei sono nato prete e poeta, anche lui scagliato contro il Papa. Finisco con Francesco Bruno, che invece ha rappresentato, diciamo, la manipolazione attraverso le mani, ha dato il suo contributo allo sviluppo delle idee sentimentali. In particolare lui era uno scultore e in particolare ricordiamo tra le sue opere un'opera importantissima, la Battaglia di Palestro del 1866 in Pietra Lagna. È un maestro di critica e volevo finire con questa proprio perché questa importantissima opera è stata del comune e si trova qui nella stanza del sindaco a due passi da noi, e è un'opera di grandissima importanza, poi svolta anche nelle esposizioni di Parigi del 1866. Nasce il Borgo con l'Unità d'Italia, nasce il Borgo dedicato a tutti i personaggi di cui abbiamo parlato prima. Il Borgo praticamente è nato con l'Unità d'Italia e tutte le vie più importanti del Borgo sono dedicate ai personaggi di cui abbiamo parlato sinora. E non solo a quelli, ma tutti questi sono presenti nella toponomastica cittadina. Con questo io finisco. Ripeto che è possibile scaricare il PDF, che è possibile vedere la mostra presso di noi, che contiene questo e tanto altro, e lascio la parola a Valerio di parlare di un'unione e del consiglio. Dottoressa Sabbio, un fiume in piena. Saremmo rimasti ancora delle ore se non avessimo un termine entro il quale dobbiamo necessariamente terminare questa cosa. Devo dirvi, io questa mattina, accompagnato dalla dottoressa, ho visitato velocemente la loro mostra. È molto interessante, fatta molto bene, dove ho trovato un volume di Nitti, La povertà in Taranto, i mezzi per mitigare. Mi sono proposto di andare alla biblioteca di trovarne, anche perché noi come Lion quest'anno abbiamo un service importante che abbiamo definito la nuova povertà. Ecco, vuol dire corsi e ricorsi storici, queste povertà che vanno e vengono in questo momento, probabilmente noi a Taranto stiamo vivendo un momento non molto lontano dal 1850. Adesso lasciamo la parola alla il professor Valerio Rizzi, che ci parlerà sull'unità del meridione di Nicola Mignogna, la cospirazione antiborbonica e il processo residuo in Ibe. Il catodico qui ebbe rapporti di certa connessione cospirativa di Nicola Mignogna furono Vincenzo Carbonelli e Giuseppe Panelli. Il primo nacque a Secondigliano da una ricca famiglia di commercianti che si stabilì a Taranto. Con Carbonelli dal 1852 a Genova e Mignogna da Napoli inizierà una fitta corrispondenza rivoluzionaria parallela a quella con Carlo Pisacane. Quando anche Mignogna sarà costretto all'esilio, troverà proprio Carbonelli ad attenderlo a Genova ed insieme lavoreranno con Pisacane per la preparazione della sfortuna di questi sacri. Giuseppe Panelli, che ha chiamato un po' questo tempo fa dottoressa Sabbio, apparteneva a una nota famiglia martinese, ma nacque e visse a Napoli. È sicuramente uno dei più noti per i prodotti risorgimentali meridionali. Quando Mignogna fu costretto all'esilio nel 1956, fu Panelli a sostituire la direzione e coordinamento del Comitato Segreto di Napoli. Di Panelli guidò dalla città la partenopea per la trasmissione di Pisacane e fu più di Mignogna legato a Mazzini. Dopo l'unità, abbandonò le idee democratiche manziniane dividendo uno dei più stretti collaboratori di Topoli. Non si può poi non parlare dell'amicizia di Mignogna con Cataldo Nitti. Furono compagni di classe a seminario Cescoville e insieme si recarono all'università. Fu Nitti ad attirarlo alle idee liberali, essendo la famiglia Mignogna di orientamento borbonico.
A mente Nitti rimase per tutta la sua esistenza un moderato, di Mignone si avvicinò progressivamente alle idee democratiche e repubblicane. Mignone da Napoli e Nitti a Taranto ebbero una corrispondenza di carattere affettivo, oggi purtroppo andata dispersa. Infine sicuramente ci muovono i rapporti di amicizia anche con Giuseppe De Cesare, fra i tarantini più vicini alle idee liberali di Mignone. Ma nessun documento, nessuna lettera è rimasta a confortare questa nostra deduzione, se non il fatto che De Cesare collaborò con l'espressione locale nel 1960, in cui appunto Mignone assunse la provvittatura per Garibaldi. E se non la circostanza che fu Mignone a suggerire a Garibaldi la nomina di Cesare a prefetto di Gallipoli. Per quanto riguarda invece i due tarantini più noti a livello nazionale, cioè Massari e La Caeta, non vi furono rapporti politici. In quanto sia Massari che La Caeta, essendo sia antiborbonici, Massari moderati, erano lontani le trame cospirative. Il primo, Massari, come noto, fu segretario del Cavour proprio nel periodo antecedente dall'Italia dal 58 al 60. Il secondo invece fu legato al governo inglese. Sebbene non vi siano documenti a comprova, sicuramente i loro destini saranno incrociati, seppur brevemente, in qualche circostanza. Di fattori citati, tutti, eccetto Caldonitti, ebbero a che fare con la giustizia. La Caeta fu detenuto per qualche mese a Napoli con l'accusa di cospirazione settaria. De Cesare subì un periodo di confine nel 49. Massari, Fanelli e Vincenzo Carbonelli preferirono esulare che affrontare il sicuro carcere. Orazio, Cartucci e Tenisio subì un processo per detenzione di materiale di riproibiti, ma non fu mai carcerato. Nulla quindi in confronto a quello che subì Mignone. Quando il Lion Spello Tartosso mi ha chiesto cosa si potesse fare per ricordare Mignone, non ho risposto né statue né monumenti né lapidi, ma portare a Taranto, nell'archivio di Taranto, il processo Mignone. Il processo Mignone è uno dei pochissimi processi politici che si conserva presso l'archivio di Stato di Napoli ed è uno dei più importanti dell'Ottocento. Lo potremmo paragonare a quello che oggi potrebbe rappresentare il processo Moro, seppure l'argomento sia sostanzialmente diverso. Penso che questo processo possa risultare un utile strumento per le generazioni future di studiosi nel momento in cui vogliamo approfondire aspetti non solo storici, ma anche giuridici. L'importanza che riveste è dovuta a molteplici fattori. Fu uno dei pochi processi napoletani che aveva una risonanza internazionale, sia perché mi si è venuto il sistema poliziesco giudiziario napoletano, vera fonte del potere assoluto di Ferdinando II, sia per la trama cospirativa sottesa all'abbattimento del governo borbonico che venne nucleato durante le udienze. Ma focalizziamo il periodo storico, dove il maggio 1848 il fatto della Costituzione viene abrogata e sciolto il Parlamento. Inizia il periodo della cosiddetta reazione borbonica, caratterizzata da processi iniqui che portarono a dure condanne ai liberali dell'epoca, tra cui Carlo Poerio e Luigi Settembrini, vittime di un clamoroso errore giudiziario fu il tarantino Giuseppe Massari, che fu condannato a morte, per fortuna in contumacia, per un fatto che non aveva commesso, aver partecipato come deputato agli eventi che scatenarono il 15 maggio a Napoli, quando invece Massari si trovava a Milano, come emerse da una nota del governo austriaco che fu preso ufficiale tempo dopo. Questa condanna di Massari non trova una giustificazione plausibile se non nel ruolo che il giovane Massari all'epoca dei fatti. Era in vero il fido consigliere di Vincenzo Gioberti, l'autore del libro più detto all'epoca, il primato civile e morale italiano, e che portava avanti l'idea del Papa guida spirituale dell'Italia Unita, cioè di unità d'Italia sotto regina papale. Il Massari, durante le conferenze che tenne l'Italia centro-settentrionale al secolo di Gioberti nel 1948, si scagliò con veemenza contro Ferdinando II, il quale evidentemente non fece correre l'accaduto. Massari, Gioberti soffrì la ringite, quindi si accompagnava il suo giovane segretario che lo seguiva nelle conferenze. Ma a parte questa doverosa situazione del nostro Massari, è opportuno prima di entrare in vivo al processo accennare alla trama cospirativa in alto momento per l'arresto di Mignone, che avvenne il 25 luglio 1955, altrimenti non si giustificherebbe l'interesse politico alla faccenda. Fuori dalla scena i capi conosciuti del movimento liberale napoletano, come Poerio, che tra l'altro era di origine, la madre era di Poggiato, provincia di Lecce, Settembrini, che era lucano di origine, Silvio Spaventa, che erano in galera, e gli altri che erano esuli come Benedetto Mussolino, Guglielmo Pepe, Aurelio Felicetti, Mignone assurse man mano al vertice del movimento cospirativo napoletano, la cui politica e il cui obiettivo era il sovvertimento del potere borbonico, lasciando la scelta della forma di governo ad una fase successiva. Era in contatto epistolare con Raffaele Conforti, con Carlo Pisacane e Casimiro De Vieto.
che erano rifugiati a Genova, con sette bimbi detenuti a Santo Stefano, con Carlo De Angelis e Vincenzo Tuzzocrea detenuti a Procida. Infine era in contatto con Luca Giacinto Albini, il quale si era avvicinato, aveva avvicinato il cospiratore del Trentino. Sicuramente il nostro Giuseppe De Cesare e soprattutto Nicola Perrone, Saverio Fanelli, Giuseppe Addio, citati da Teresa Sabbio, erano seppur in forma mediata connessi con i Mignoni. Ma la trama cospirativa aveva un potente e inaspettato alleato, l'ambasciata inglese retta a William Temple, fratello di Temple, Visconti e Palmerston, il primo ministro inglese. Il ruolo dell'ambasciata emerse per la sua interezza quando si dovettero nascondere le carte di Carlo Pisacane e che vengono oggi conservate al Museo San Martino di Napoli. E proprio Pisacane, come entrerà al resto di Mignogna, come scultura grandissima, in quanto il Tarantino aveva aggiunto nell'ultima sua corrispondenza una pronta risoluzione di cose. La professoressa Maria Sofia Corciullo, dell'Università di Roma, per prima si è occupata del processo Mignogna, portando la cronaca dei giornali francesi e inglesi. Quando lessi il suo opuscolo fu di libero un po' condizionato alla mia formazione civica, ovvero non tanto il cercatore storico Valerio Risi fu attratto dai due di quelle pagine quanto l'attivista di Amnesty International, per motivi che saranno più chiari appresso. La mia ricerca ha voluto non solo scavare i documenti giudiziari, che per quanto riguarda Mignogna non sono stati mai esaminati prima, ma cercare di capire se in qual modo la diplomazia europea avesse giocato un ruolo nella vicenda. Quello che tramanda, consegna la storia del processo di Mignogna e la comprensione della causa principale della fine del regno borbonico, ovvero un sistema di polizia ingiusto e vessatorio, usato dalle potenze europee come giustificazione, come pretesto se vogliamo, del loro intervento agli affari interni di questo piccolo Stato in una contingenza in vera assai complessa. Già nel 1852 il deputato inglese Gladstone, poi divenuto primo ministro, aveva reso pubblica la situazione della giustizia del Regno di Napoli, cui leggi, pur formalmente in linea con l'ordinamento giudiziario del tempo, erano sistematicamente violate, tempi di attesa per il processo troppo lunghi, lo stato pessimo delle carceri, su cui incombeva lo spettro della morte per i prigionieri più deboli, l'uso delle catene in coppie con cui erano costretti a convivere i detenuti e i perdi, l'uso della tortura e delle relazioni attraverso l'impunità della polizia, che poi venivano ricompensati con i carici pubblici di prestigio. Il Gladstone si interessò anche dello stato giuridico dei singoli, in particolare di Carlo Poerio. Vedete, e questo è un punto nodale, non si capirebbe gli interessi del governo inglese non ci fossero anche e soprattutto gli interessi economici in ballo. Mignogna sapeva benissimo in questa circostanza, come sapeva che l'attenzione francese a ciò che accadeva nel regno borbonico era legata alla possibilità che si strappasse il regno napoletano Borbone in cuore dei discendenti di Gioacchino Blanco, il figlio Luciano. Come inizia il processo? Inizia proprio con la delazione di un nuovo adepto della rete cospirativa in tessuto a Mignogna, che tra l'altro questo nuovo adepto era amico di un cugino del Mignogna. Ma probabilmente il processo ha un prologo che svolge altrove e a cui vale la pena accennare. Il Tarantino tra il 1854 e il 1855, fino a pochi mesi prima del suo arresto, era in corrispondenza con Casimiro De Vieto, esule a Genova. Proprio in quel periodo vengono arrestati a Reggio Calabria la moglie e i figli minorenni e De Vieto, di cui uno in età infantile. Casimiro De Vieto è uno dei più potenti esuli calabresi e non esita a mettersi direttamente in contatto con il governo inglese e quello francese. Fitta la corrispondenza con il deputato inglese Gladstone, passano i giorni, passano i mesi, ma i congiunti non vengono rilasciati, quindi roba che oggi chiamerebbe in causa il telefono azzurro. Finalmente la situazione esce dallo stallo circa un mese prima dell'arresto di Mignogna. Qualche connessione può essere, a mio avviso. Nel testo non ho citato questo particolare perché è una mera ipotesi, non suffragata da documenti. Ma è probabile che la polizia borbonica ha visto inaspettato interesse di due governi, la vicenda della moglie De Vieto, ovvero vista la straordinarietà dell'intervento del primo ministro inglese con l'altro del ministro degli esteri francese, Giorgio Louis, abbia messo sotto controllo la corrispondenza del nipote di Casimiro De Vieto, Vincenzo Tuzzocrea, in carcere a Procida, e che da lì ci sia arrivati a Mignogna, ovvero in sintesi che la corrispondenza partita a metà luglio, cioè 10 giorni prima, e che poi fu trovata per le carte a Mignogna e diretta quindi a Mignogna, pochi giorni prima del suo arresto, sarebbe stata in qualche modo già segnata. Ma ripeto, questa è solo una supposizione. Veniamo a dettagli dei fatti e di dinamica processuale che non può non suscitare la curiosità di giudici ed avvocati. Ci furono tre perquisizioni. La prima, la serie 25 luglio 1855, andò praticamente a vuoto. Furono trovati dei libri solamente, solo uno del Montesquieu è ritenuto criminoso in quanto inneggiante una filosofia liberale.
Il Mignoni fu portato al commissariato in circostanze di un oggetto di un altro dibattito processuale, i furoni venuti nella foto del cappello delle lettere in codice e poi, decifrati il mese dopo, si appalesarono come competenti. Nella notte fu effettuata una seconda perquisizione in casa dove all'interno del muro furono trovate le altre lettere in codice. Anche per questa circostanza ci fu un aspro dibattito processuale. In pratica la difesa sostenne che fu la polizia a introdurre le prove. Queste parole di Mignone che stavano appunto nel cofanetto a DVD che adesso è possibile usufruire grazie all'interesse dell'Ion a questa vicenda. Portato a casa, queste le parole di Mignone, portato a casa e procedutosi alla vista della stessa, egli non vide sorprendere alcuna carta. E da detta casa, trasportato al commissariato, ivi si accampagna e gli chiese il cappello e con sua meraviglia, sotto la foto dello stesso, si rivendono delle carte di cui non ebbe lettura, né ne conosce il senso. Come allora si disse che altre carte si erano trovate in casa di sua casa, e si è viziato rete anche segnare senza leggere e senza conoscere di che si trattavano, e per gli stessi mezzi dove firmare i verbali. Poco dopo fece aggiungere che i maltrattamenti ricevuti consistessero in 50 legnate. E furono questi gli ultimi, ma prima ne ricevé molti altri, come sputi, schiaffi ed altro. Dunque il Mignone non curante di quello che sarebbe successo in caso di una sentenza di condanna, sfida forse non tanto i suoi cozzini quanto proprio il governo proponico in quella che appare un'accusa al regime, l'uso della tortura, sistema e impianto accusatorio. Ecco perché dunque è importante il processo. Mignone ebbe il coraggio di raccontare in pubblica discussione della tortura subita. Era quindi quella del Tarantino una forte e convinta accusa non tanto a polizia, non tanto ai giudici, ma direttamente al governo. Era questo l'obiettivo di Plutarco Respiro a cui guidava Mignone, un obiettivo tutto politico. Certo, appare quello di Mignone anche una strategia condivisa con gli altri imputati, in particolare c'è un coraggioso intervento in pubblica discussione di due frati del monastero di Agostiani Scalzi, i quali puntarono il dito contro il commissario di polizia, accusandoli di averli sottoposti a un minaccioso interrogatorio, al fine di estorcere una dichiarazione di confessione. C'è poi l'episodio di un sacerdote secolare che fu sottoposto alla tortura della sede ardente della tuente di pace, la Gallipolina tuente di pace, che legata alla sede per 24 ore veniva svegliata appena tentava di lasciarsi andare. Infatti, questi due ultimi, che sebbene non facciano parte della cronaca delle posizioni processuali, sono riportati da fonti storiche attendibili. A ben guardare il percorso successivo degli eventi, non andremo molto lontani dalla realtà se indicassimo come inizio del lento ma inesorabile declino di Ferdinando II, gli abusi che emersero durante la fase dibattimentale di questo processo, e che non seppe o non volle tenere a freno gli eccessi della polizia, come dimostra un altro fatto inquietante rivelato alle tese dell'udienza. Il 6 settembre, quindi siamo a un mese dalla sentenza, testimoniò un capitano di guardia carceraria a Procida, il quale ammise tra lo sbigottimento generale e rumorose proteste del pubblico presente, tra cui gli ambasciatori degli Stati Uniti, della Prussia e dell'Inghilterra, che due anni prima erano state inflitte 50 nerbate a 50 detenuti in soggiorno, quindi 2.500 anni fa. Ed è qui, su questo punto, che la stampa internazionale si scatenò. Nella rassegna dei giornali proposta per la stessa Corciuno e il suo opuscolo emerge lo stupore dei giornalisti inglesi e francesi per l'uso indiscriminato degli strumenti coercitivi. Per la verità, il capitano delle guardie carcerarie in questione aveva un passato liberale, e quindi giustamente fu poi inquisito dai giudici borbonici, perché la sua deposizione, anche se vera, era viziata non solo per concetti politici ben celati, ma nella forma e nel contenuto. La mia ricerca si è soffermata sulle ripercussioni internazionali che si ebbero in quel periodo. Il problema dello Stato della giustizia del Regno era stato oggetto di una discussione nella conferenza di Parigi svoltasi nell'aprile 1856 e che seguì la guerra di Crimea. La vittoria delle potenze progressiste Francia e l'Inghilterra sulla Russia, tradizionale alleato del Borbone, aveva posto le prime osservazioni di supremazia nello scenario europeo e forti di ciò avanzavano con sempre maggiore perentorietà la richiesta di una generale amnistia per i detenuti politici meridionali, come condizione indispensabile per ristabilire ormai le relazioni diplomatiche con il debole governo borbonico. Siamo nel pieno del processo Mignone. Francia e Inghilterra pregano per le relazioni di Carlo Poerio e Luigi Settembrini, i due detenuti più noti per cultura, moderazione e cultura politica. Addirittura allertarono la flotte al fine di raggiungere la di Napoli a modo di pressione politica e psicologica.
ma proprio nei giorni in cui via Telegrafo venivano comunicate ufficialmente le ambasciate, i nominativi dei fascelli coinvolti in spedizione, si ha la sentenza assolutamente mite del processo Mignone. Francia e Inghilterra non invieranno più le navi, ma invece adotteranno le persone più debole, chiuderanno le ambasciate. Anche l'Austria, consapevole delle contingenze poco favorevoli a ridosso della sentenza, cercò di portare più miti consigli il proprio alleato Ferdinando, inviando due diplomatici a stretta distanza temporale l'uno dall'altro. Il primo arrivò il giorno della deposizione del capitano delle guardie carcerarie e si può immaginare il contenuto del colloquio che ebbe con Ferdinando. Il secondo giunse il giorno prima della sentenza, portando con sé probabilmente una lettera dell'imperatore Francesco Giuseppe. Qui c'è da fare una considerazione sulla grazia a quei settentrini. Ferdinando II tecnicamente non poteva concedere la grazia perché questi ultimi si erano rifiutati di chiederla per non giurare fedeltà al governo borbonico, ovvero gli sarebbe in corso in un gesto rituale non contemplato nell'iter procedurale il provvedimento di concessione della grazia da parte del sovrano. Certamente più facile per lui era far sì che la sentenza del processo di Mignogna fosse la più equa possibile. Eppure, a mio parere, sarebbe stato un passo con l'interazione di Poeri Settembrini, magari propedeutico al ritorno di un governo costituzionale che avrebbe voluto salvare la dinastia. In realtà Ferdinando stava già pensando all'epoca a una soluzione diversa dall'amnistia per le centinaia di denunci politici che stavano sovrappolando le carceri. Egli aveva avviato proprio nel 1855, quindi durante il processo di Mignogna, delle trattative segrete del governo argentino per l'invio di una colonia penale. La nave, che poi nel 1859 era diretta a Londra per portare i detenuti, tra cui Carlo Vero e Giuseppe Primi, dopo carcere fu dirottata a Londra, dove gli italiani furono accolti da migliaia di persone in un tripudio generale. E lì che avvenne la fine del governo borbonico, perché ovviamente i patrioti tornarono in Italia e a Torino, diffusero l'idea di unità nazionale e qui si ha la fine anche del regno borbonico. Per la cronaca, la sentenza del 2 ottobre 1856, il nostro Mignogna venne condannato all'esilio perpetuo del regno. Altre pene furono mite, tra cui quelle del testo di pace, fu relegata, diciamo, affidata a una famiglia borbonica, un affidamento sociale, insomma, per riprendersi da questo periodo convulso. Grazie per aver ascoltato. Abbiamo ascoltato veramente una dotta sintesi del libro che inviterei a leggere perché è molto interessante e molto circostanziato, per cui dalla storia di Mignogna si trae molta parte della guerra di indipendenza italiana. E adesso passiamo l'intervento a nostro socio Enrico Viola, che vi racconterà come il Lion ha lavorato per ottenere questo risultato. Grazie. Perché parlo per ultimo e spesso arrivo quando sei un poco più stanco, giusto per farvi sorridere un poco, mi farò presente che anche a Galatina, il mio paese d'origine, c'è la società operaria nata nel 1877. Mi ha fatto molto piacere averla sentita, dottoressa Sappi, questo collegamento con le società operaie, perché è molto molto importante. Infatti immaginate, la società operaia di Galatina sta accanto al comune ed è sempre tutelata dal comune, qualunque cosa accada, perché c'è questo collegamento popolo-amministratori o amministrazione sotto la spesa del lavoro. Quindi, e poi sono anche socio onorario, è la cosa che mi piace, giusto per farvi sorridere. Ma la cosa importante è questa, che molti si domanderanno che c'entra il Lion Tarantosto con Mignogna. Forse l'unico punto di collegamento potrebbe essere perché il club è il più antico dell'Italia meridionale, ma non è sufficiente. E invece un collegamento nel senso che c'è stata una scoperta da parte del club in una maniera occasionale. Il nostro club spesso va alla ricerca di conoscere la città, quindi alcuni anni fa organizzavamo una domenica di visita nella città vecchia e dopo aver scoperto tante positività che ci sono
a Taranto, ci vedemmo uscendo dal San Domenico dopo aver visitato gli ipogei. Di corpo vediamo una parete sporchissima con una lapide appena leggibile. Un avvocato di Bologna. Che c'entra? Chi è costui? Nessuno di noi lo conosceva, nessuno di noi sapeva niente. Appunto tale che proponemmo al nostro presidente Carlo Carriello, che era avvocato, di far acquistare dall'ordine quel palazzo giusto per valorizzare un po', ma scherzo. Fu nominato poi successivamente coordinatore per i 150 anni d'Italia dal presidente Marino, al quale mi proposi questa mia idea di scoprire Mignogna. Ne fu entusiasta, mi dire carta bianca, quindi ci metteremo a lavorare. E abbiamo lavorato abbastanza notevole. Perché? Perché abbiamo scoperto che questo personaggio, veramente un personaggio emblematico, un po' abbastanza difficile, è il contributo che possiamo dare e che teniamo sempre come club a dare alla nostra città è quello di contribuire alla crescita. È una delle finalità maggiori. Abbiamo nel passato anche donato al comune di Taranto l'ex municipio tarantini, che essa stava a Napoli, quindi abbiamo sempre questo collegamento con Napoli. Una serie di progetti furono fatti, questo ha dato il riferimento, ma aiutarci a capire Mignogna fu un'altra occasione favorevole. In quel periodo l'ex sindaco di Taranto, e cioè il sindaco scrittore, io lo chiamo così, Mario Guadagnolo, aveva scritto una poderosa opera storica sui sindaci di Taranto e le persone che a un certo momento si erano distinte in questa città. E c'erano due pagine, quasi una pagina, poco meno di due pagine, che parlavano di Mignogna, per cui abbiamo scoperto Mignogna nel libro di Mario Guadagnolo. E allora abbiamo capito qualche cosa di più, che si poteva essere un poco più avanti, per cui è giusto questa sera che ci sia anche quello che prima di tutto ha scritto il proposito. Questo fatto ci ha fatto scoprire un percorso bellissimo, che veramente a mio avviso fa onore, ne sono entusiasta la città. C'era un tarantino che stava studiando, e anzi per anni aveva studiato, io direi, se mi permette dottor Visti, di aggiungere, forse in silenzio, ma con molta costanza, che abbiamo preso ogni giorno, ogni volta di più, su Mignogna. E quindi lo abbiamo invitato, mi avevano dato il signor indirizzo, se si ricorda, di telefonare alla Camera del Commercio, al mio studio ci trovammo e gli chiedemmo, dopo una bellissima conversazione che avevo con altri del club che sono impegnati questa sera e non possono essere presenti, che cosa potevamo fare per dare alla città il massimo della conoscenza possibile su questo personaggio. Quindi dopo una serie di studi, lo immaginate, è passato pure abbastanza tempo, siamo riusciti, utilizzando un'altra circostanza utile, perché non è facile. Noi tra i nostri soci c'è Angelo Alessio, che è un archeologo di grande importanza, di grande interesse, che spesso andava a Napoli, e quindi la combinazione, io per mio mestiere sono quello che cerca di organizzare e di realizzare, quindi ci siamo trovati una possibilità di organizzare, nel senso di andare a trovare tutte queste tavole, con la collaborazione che è stata data subito certamente dalla dottoressa Sapio, una serie di combinazioni che ha portato a che cosa? Innanzitutto l'associazione, queste associazioni di volontariato che costituiscono oggi la struttura della società nella quale viviamo e che occupano tanto posto nella crescita della società rispetto al passato, forse c'erano i partiti politici, sindaco Guadagnolo, oggi invece le associazioni veramente stanno occupando tanto di questo spazio e fanno di queste opere, che se potete consentircelo, è vero, in sostanza l'aver portato a Taranto qualcosa, è vero, di questo grandissimo personaggio a noi tutti quasi sconosciuti, infatti pare abbastanza utile e notevole. Quando ne abbiamo parlato all'assessore alla cultura Mario Bernunzi, certamente è rimasto soddisfatto di questo passo avanti che si può fare. Ma cos'è l'importante? Ma in fondo ci domandiamo chi era Mignogna.
perché intanto la storia è cresciuta e noi tutti abbiamo letto, soprattutto in questa occasione delle celebrazioni dei 150 anni, ma le popolazioni meridionali sono state liberate o sono state conquistate? Perché quello che abbiamo imparato a scuola, quando andavamo a scuola, e che i vecchi, qui c'è una mia vecchia compagna di scuola, la dottoressa Piera Tondi, che è stata l'occasione pure per vederci, ci insegnavano che in fondo è vero, ci eravamo liberati dal coso borbonico, e invece forse sta emergendo un qualche altro tipo di lettura un poco diverso, soprattutto quando ci si sofferma ad andare a valorizzare quello che hanno fatto che come organizzazione del Regno di Napoli. E immaginatevi, fra i vari crepe che ce ne sono a Taranto, e ce ne sono tanti, ci sono alcuni crepe che hanno proprio questa finalità, di vedere bene, di valorizzare e approfondire determinati studi. Ora, il personaggio di Mignogna era un avvocato. Allora ci si domanda, mentre poteva esserci uno storico, uno scrittore, un letterato, che a un certo momento si innamorava, sì, il tempo stringe, finisco subito, si innamorava di questo concetto di libertà, di ampiezza, eccetera, e probabilmente guardava il popolo soltanto sotto questo aspetto, un avvocato che cosa può avere di più o di meno rispetto agli altri uomini di cultura? La conoscenza delle leggi. E allora il paragone, la conoscenza dell'ordinamento giuridico esistente nel Regno di Napoli, che negli ultimi anni si sta un poco scoprendo sotto l'aspetto delle luci più che delle ombre, rispetto all'ordinamento giuridico degli altri stati, vedasi Piemonte o altrove, in quel periodo poteva aver convinto Mignogna a optare per sostenere con il rischio della propria vita la posizione della libertà contro i Borboni? Allora, sotto questi aspetti ancora c'è da effettuare, secondo noi, delle ricerche, e attraverso quello che troviamo possiamo tutto cercare. Quindi noi speriamo di poter continuare queste ricerche per poter portare ancora una volta alla conoscenza generale un contributo che potrebbe essere anche nuovo di lettura rispetto a quello tradizionale fatto dagli storici, perché noi lo esamineremo sotto l'aspetto della conoscenza giuridica dell'avvocato. Grazie a tutti. Abbiamo dovuto ricordare il tempo che un giorno la mondo parte sparando per Romano, non c'è altra soluzione. E chiediamo all'assessore Peruzzi di fare il suo intervento in qualità di rappresentante delle comunità. Ringraziamo per lo stato. Ritengo doverosa l'ospitalità, per cui non meritorio di ringraziamento, anche perché stiamo completando un anno nel quale molte sono le iniziative anche nella nostra città. In questa sala, il 15 novembre, faremo ancora un'iniziativa, stiamo concordando con l'associazione Mazziniana, e quella di avere un concerto, una conferenza concerto in cui sarà suonata una particolare chitarra che appartiene a tutta la Mazzini. Quindi avremo ancora un'occasione particolare e questo avvenimento verrà in questa sala. Ma detto questo, io sono particolarmente felice del fatto che in qualche modo il processo di Mignogna arrivi a Taranto. Ho notato un accento anche di quasi di dispiacere della dottoressa Sappi, perché il direttore dell'articolo sicuramente aspirato ad avere la copia originale qui. Tuttavia, pur comprendendo la bellezza e il sapore di questo bibliotecario, quindi ho un mestiere abbastanza affine al tuo, e so cosa vuol dire la bellezza di toccare la carta, di guardare un documento, di leggere in una certa maniera. Tuttavia,
ritengo che è una gran fortuna il fatto che oggi sia possibile riprodurre e moltiplicare i documenti e le questioni culturali. È una vecchia polemica, quando ho letto il gioventù Costheimer, lui parlava della riproducibilità delle opere d'arte, ma anche il documento culturale, lo strumento con la riproducibile, ha un grande valore perché consente allo studioso di accostarsi. E nessun fatto culturale ha la possibilità di essere tale se non supera una certa soglia di penetrazione del pubblico e della società. Se un libro non vende le copie, non è prodotto, è stato pensato, è un pensiero che non è un messaggio di una bottiglia che non è arrivato da nessuna parte. Se un documento non viene letto, non sedimenta cultura, allora noi abbiamo questa grande questione, cioè di avere la possibilità di offrire agli studiosi davanti una copia, sicuramente una copia digitale, ma è un grande fatto che consentirà agli studiosi di approfondire, a qualche persona che vuole conoscere, di non passare per la città di Tata e chiedere si chiede riunioni. Stiamo facendo una grande operazione nella quale questo vale anche per altro, no? Certe polemiche che si fanno ritornare copie originali quando gli originali non possono, insomma, parlando per sé, però, è una polemica inutile, perché la cosa importante è davvero fornire alla città strumenti di lettura del proprio passato per capire quale può essere il suo futuro. Ora, detto questo, noi un po' di tempo ce lo mettiamo, avremo moltissime cose da dirlo, ma delle risparmio, perché a questo punto vi annoierete soltanto. Grazie di essere qui. Noi, perché in questo momento avviene l'atto ufficiale della consegna. Ecco, il dischetto è qui dentro, è qui, è la targa dell'Aion che dona all'Archivio di Stato. È dentro il dischetto. Preziosissimo dischetto. Lavoro in più per andare in studio. Questo è la prima parte del lavoro che il Lion fa. Successivamente speriamo entro quest'anno di riuscire a produrre e a donare all'Archivio di Stato la seconda parte, che è la sentenza del processo. Ringraziamo l'assessore Ceruto, abbiamo un nostro cardiardetto, la dottoressa Sabio, l'autore, che terremo vicino perché siccome il lavoro andrà avanti avremo bisogno del suo ausilio, della sua opera. Io mi domandavo dove l'ho conosciuto e poi mi sono ricordato, perché è un volto che conosco da tempo, non sapevo che fosse scrittore e sono felicissimo. Questa gioventù che sta venendo fuori è una gioventù che fa piacere a noi che non lo siamo più da tanto. Grazie per la serata. Secondo solo, perché prego. Anche io ho qualcosa per l'Aion. Grazie. C'è un catalogo su una mostra che abbiamo fatto sul 1799, l'albero della libertà, che è l'inizio di tutto questo percorso della liberazione. Grazie. Questo è per il comune. Valerio, e anche per te, non so se nel corso delle nostre lunghi sabati, ma non è vero che non parla in silenzio, con molte parole, tantissime. Io cambio con Roberto del processo Mignone, che lo lì, il comune piacerà, quindi lo lascio. Grazie, grazie. C'è anche una copia di te. Grazie. Ringraziamo il comunicato che ci ha ospitati, ringrazio voi tutte signore e signori, amici Lion,
al prossimo appuntamento. Grazie.